compagnia di Geodit che ha detta tra altre cose insieme ad altre rotazione al banchetto dell'accoglienza. Geodit ci illustra e diciamo ci spiega un pochino come funziona un pochino la verifica degli invitati e la modalità di diffusione di questo evento sulla rete. Allora, guarda, come ti ho detto, l'evento è stato lanciato attraverso Facebook con la classica funzione, poi però abbiamo deciso, al di là di quelli che sono gli alti numeri che ci avevano dato, di avere una controriprova rispetto al numero che c'era stato preannunciato su Facebook, così ci siamo attrezzati molto, vuoi che la tenga io? Ci siamo attrezzati improvvisandoci, prendendo penne e taccuini. Siamo discretamente soddisfatti perché su una cifra di adesioni previste di 600 circa abbiamo sino ad ora circa la metà, dunque direi che sono risultati oltre quasi rispetto alle nostre aspettative. Quindi diciamo che questo gruppo già si presenta come un gruppo, qualsiasi cosa poi diventerà e evolverà, attento insomma a queste metodologie di anche attrazione che sono la rete, Facebook e così via. Sicuramente, perché comunque tutto passa sicuramente e deve passare attraverso i social network, che sono il mezzo più immediato per raccogliere, per raggiungere moltissima utenza informata, utenza che quindi fa utilizzo della rete consapevolmente e costantemente, quindi certamente è un test di prova, poi nella fase successiva, magari nei prossimi appuntamenti che potranno essere organizzati, strutturarci meglio partendo dai dati raccolti proprio in questa prima occasione. Johnny, tu interverrai in questa kermesse? No, per scelta, perché c'è stata una richiesta altissima di interventi tra gli oratori e benché insomma abbia avuto una piccola parte in questa situazione, ho preferito cedere la parola ad altri, tempo e spazio ad altri. Senti, allora facciamo per ipotesi, se tu avessi potuto fare un intervento, diciamo cosa ti saresti sentita di dire, quale priorità, che argomento avresti dato la priorità? Dunque, ci avevo pensato, sicuramente l'accento l'avrei posto sulla questione femminile, nel senso che da donna lavoratrice e madre single c'è una esigenza di fare in maniera che le donne possano partecipare e vivere concretamente e completamente il loro essere madri e donne, conciliandolo con gli strumenti e i mezzi che effettivamente invece non ci sono. Dunque faccio un esempio, non possiamo continuare a pensare che il welfare sia sopperito dalle famiglie. Dico questo con riferimento alla questione per esempio della donna lavoratrice, della donna madre lavoratrice, che molto spesso deve rinunciare ad uno dei ruoli perché se non c'è la famiglia e i nonni che aiutano facendo abbassare quelli che sono i costi del babysitter eccetera, sicuramente il problema resta, quindi ci deve essere una risposta più intensa e più accessibile a tutti quanti rispetto alle esigenze della vivere in famiglia, senza per questo oberare le famiglie anche di costi eccessivi, quindi sicuramente. Poi avrei approfondito l'aspetto della questione del coinvolgimento delle donne nella politica, che a tutt'oggi deve essere ancora vista e vissuta attraverso il passaggio legislativo, cioè normativamente ci si impone una quota, ma, e questo si ricollega anche al problema delle famiglie, ci deve essere un intervento più strutturale, più concreto per consentire alle donne di essere tutto ciò che vogliono essere e che possono essere. Oggi per esempio, se tu ti guardi in giro, vedi che ci sono moltissimi uomini ma ancora poche donne, e questo non va bene, perché le donne devono essere in grado di scegliere, di partecipare, di fare anche politica, ma oggettivamente non si riesce a coinvolgerle, sia perché non hanno quegli strumenti che consentano di
vivere entrambe le condizioni e sia perché forse non vedono la politica come qualche cosa che possa realmente contribuire alla loro, io dico ancora, emancipazione. Un giorno che si svegliassero e mandassero al ramengo un po' tutti quanti, forse. Senti, ma tu come, diciamo, valuti questo espediente delle quote, quote rosa? Come ti ho detto, non è, è uno strumento necessario, ma è uno strumento che non mi piace. Però oggettivamente, finché non c'è una struttura sociale e politica e delle politiche per le donne, per le famiglie ancora prima che per le donne, oggettivamente non c'è una via d'uscita rispetto a questa tappa obbligata. È una brutta, è un brutto strumento, ma è l'unico strumento che abbiamo. Grazie ancora, ti invitiamo ovviamente su liberi.tv per vedere questa intervista e anche le altre. Grazie.